corridoi di Venditalia 2015 si incontrano tanti amici e casualmente abbiamo incontrato un amico che abitualmente viene qui a visitare la fiera in qualità di visitatore, appunto, come dicevamo. Ma che ci fai qui allo stand Eurodispenser B44? Eurodispenser è la tua azienda. Buongiorno Mauro Francia. Grazie Fabio. In effetti quest'anno è la prima volta che esponiamo, siamo un'azienda che da sempre, da 20 anni, rivende distributori automatici, siamo espertissimi, ormai sono oltre 6 anni che facciamo negozi automatici H24 con nostre strutture, e quest'anno abbiamo voluto esporre perché abbiamo due importanti novità da far conoscere ai nostri clienti, due nostre importanti idee che stiamo proponendo, perché sono due distributori automatici che vanno ad ampliare il nostro parco macchine per quanto riguarda soprattutto il vending pubblico, e vanno a portarsi a cercare due target di clienti importanti, che sono uno i bambini e l'altro gli adulti, per due cose complementari ma forse che si integrano anche molto bene insieme, perché stiamo parlando del distributore di popcorn appena fatto, caldo, che è sfornato subito immediatamente, e l'altro dopo lo vediamo insieme perché è un distributore novità assoluta mondiale che distribuiamo, e in parte siamo anche artefici di questa novità perché abbiamo contribuito a formare l'idea e anche a fare la sperimentazione sul campo. Stiamo parlando di un distributore di birra. Eccolo qui, è quello che vedete alla mia destra, amici, è quello che ci ha richiamato la nostra attenzione. Poi ho girato lo sguardo, ho visto Mauro Francia, ho alzato gli occhi, ho visto Eurodispenser, ho detto punto interrogativo, che ci fai tu qui? Ma il fatto è che ha richiamato non soltanto la tua di curiosità, immagino, perché sono venuti tutti qui, perché non dico perché siamo, diciamo, la novità della fiera, ma probabilmente una delle cose più interessanti di questa fiera è proprio il distributore automatico unico al mondo di birra alla spina. Questo perché? Perché dal 2013 con il decreto Balduzzi è stato regolamentato il discorso anche della erogazione della birra per quanto riguarda i maggiorenni, e quindi sappiamo che dalle 7 della mattina alla mezzanotte è possibile erogare la birra, quindi anche birra alla spina, tramite il lettore di tessera sanitaria, codice fiscale, quindi riconoscimento della maggiorità. Con questo strumento siamo in perfetta linea con la legge che prevede appunto l'erogazione della birra, e quindi abbiamo potuto portare avanti questo progetto, che è un distributore di birra alla spina che non esiste finora a livello mondiale. Non solo, dà anche maggiore sicurezza dal punto di vista anche della praticità, perché eroga un bicchiere di plastica, non eroga vetro, non ci sono problematiche relative appunto all'ordine pubblico, se vogliamo dire, o comunque sia normative stringenti che a volte ci possono essere nei comuni per quanto riguarda l'utilizzo del vetro, delle lattine. E allora guardiamolo in azione questo distributore. Abbiamo il Lexan che, con un'immagine estremamente invitante, un'apertura qui che ci fa vedere l'uscita di un bicchiere, ma non c'è bicchiere, non c'è birra. Mauro, bisognerebbe metterci soldi, però per questa volta diciamo che è tutto gratis e quindi offriamo noi. Allora mostriamo nel frattempo a loro come si fa. Ecco qui, a me l'onore di premere col pulsante verde. Ovviamente in altre circostanze, come lui mi ha spiegato prima, ci sono, ecco qui che sto uscendo, facilissimo, c'è il lettore di tessera sanitaria, ecco qui, mentre in questo caso in fiera l'avete inserita gratuitamente. Assolutamente invitante. Questi sono 400 ml o sbaglio? Sono leggermente meno, sono 330 ml, è una via di mezzo tra una birra piccola e una birra media, ma è il giusto compromesso per fare un unico formato, unica birra, è venduta a un prezzo sicuramente concorrenziale. Cioè, questa è una macchina che fondamentalmente al gestore fa guadagnare. Allora, al gestore fa certamente guadagnare, perché come sapete la birra è una delle bibite più vendute. Esistono tante birrerie, case della birra, birrai di vario tipo, artigianale, che appunto si fa un salone della birra, per cui la birra è certamente un'ottima idea per la distribuzione automatica. Ma perché non ci ha pensato mai nessuno finora?
Probabilmente è anche dovuto al fatto, al problema legislativo, che fino al 2013 ancora non si capiva bene se la birra poteva essere o non venduta nel settore del vending. Dal 2013, quando c'è stato un po' di regolamentazione in questo campo, che in Italia è sempre difficile averla, ci siamo messi in opera e ci sono voluti 2 anni, non è un giorno, per riuscire a fare un distributore automatico che permettesse la giusta erogazione della birra, perché è importante la pressione, è importante che la schiuma sia di un certo livello e non superi il bicchiere. E quindi insomma, ci abbiamo lavorato sopra, probabilmente insomma è stato un lavoro un pochino lungo, ma ha permesso adesso di avere il primo distributore di birra a livello mondiale. Insomma, speriamo che abbia grande successo questo. E allora io te lo auguro, ma prima, nel frattempo, in diretta e in modo assolutamente genuino, perché non l'ho assaggiato, sono veramente ora di passaggio, qui vedo e in diretta come questa birra. Sarà che ho sete, sarà che fa caldo, sarà che la birra tutto sommato è un prodotto sempre gradevole, ma questa è davvero straordinaria, complimenti, veramente, veramente complimenti, buonissima, davvero buonissima, ma devo fermarmi qui perché devo continuare a fare interviste. Volevo dire soltanto una cosa, è vero che è buonissima, è una nostra, è una birra, ma in questo distributore ci si può mettere qualsiasi tipo di birra, birra normale, rossa, a doppio malto, qualsiasi cosa, perché assolutamente non vincoliamo il gestore dal tipo di birra da inserire. Mauro, io sono un gestore, guardo questo filmato e dico, oibò, che idea, che bello, vorrei andare a contattare questo signor Mauro Francia, su quale sito vado? Sul nostro, che è www.eurodispenser.it, o abbiamo anche il sito dei negozi automatici, che è www.euroshop24.it, che fa sempre capo a Eurodispenser. Bene, allora io nel frattempo ti ringrazio per il sorso di birra che finirò magari nei prossimi minuti, ma limitandomi veramente a qualche sorso, e continuo nel frattempo a girare insieme al microfono e alla telecamera per documentarvi altre novità qui all'interno di Venditalia 2015 senza birra, naturalmente, perché altrimenti è finita. Mauro, grazie, saluta pure gli amici di vendintv.it. Grazie, saluto a tutti, arrivederci. E noi avremo modo poi magari in futuro di parlarne in modo ancora più dettagliato, voi sul sito vendinews.it, il sito italiano legato alla distribuzione automatica più letto nel mondo, e o attraverso la nostra rivista bimestrale Vending News, la rivista cartacea distribuita a oltre 5.000 addetti ai lavori. Fabio Russo per vendintv.it, qui allo stand di Eurodispenser con Mauro Francia. Un saluto a tutti. Grazie, arrivederci.